Pensate se The Walking Dead avesse allé jambon tipo un Krakatoa. Prima però i tarocchi, se arrivano gli zombie, la luna nera. Carissimi amici amanti dei fumetti, lettori, benvenuti a questa nuova video recensione. E no, non sono impazzito, l'intro che avete visto era propedeutica a questa video recensione. Sì, perché ho cercato attraverso questa intro di restituirvi un po' delle sensazioni che potrebbero ridarvi questi ultimi due numeri di Darwin, che diciamo concludono momentaneamente, definitivamente, non ci è dato sapere, questa serie qui. Magari, come è successo, come per il primo romanzo ripreso appunto da questa miniserie, tra 5-6 anni gli verrà in mente di riprendere un qualche cosa che effettivamente, o a tutti gli effetti, non sembrava poi così del tutto completatosi a dovere. Almeno non in base al viaggio che la serie fino a qui ci ha, diciamo, offerto. E questa è in fondo una serie che ci ha un po' sballottato, come un po' dei marinai in mezzo alla tempesta. Allo spettacolare scenario post-apocalittico, affascinantissimo, anche se attinge molto ad alcune, diciamo, immaginari, alcuni immaginari abbastanza noti. Potremmo prendere appunto quello di The Walking Dead, così come altri ancora, che hanno più rimandi, anche sul zombesco. La stessa serie qui ha avuto un piccolo episodio di accenno alla parte zombesca, appunto, ma poi sembra che siano comparsi solo in un'occasione un po' collaterale e poco altro. Una ulteriore sensazione che la serie stessa non sapesse del tutto dove andare a parare mentre veniva appunto scritta e sviluppata. A tutto questo, diciamo, affascinante appunto scenario, si sono sviluppati, si sono presentati spesso e volentieri, le ho resi noti anche nelle scorse video recensioni, inquietanti retroscena soprannaturali. A quanto pare, visto appunto questo epilogo, si trattava di timori più che giustificati. Andiamo un attimo quindi a cercare ulteriormente di farvi capire, rendervi partecipi di questi settimo, ottavo numero. Che cosa pongono sul piatto in modo definitivo a chiusura di questa serie, almeno momentaneamente che si dica, e poi andremo un po' a tirare le righe definitivamente per questo Darwin. Il numero 7 inquadra solo brevemente l'epilogo dell'Odissea delle varie squadre di protagonisti, giusto il tempo di far percepire dove le avevamo lasciate e cosa gli accade in ultimo e frettoloso epilogo. In mezzo tanti flashback, alcuni che approfondiscono il semplice privato di qualcuno, altri che attraverso il passato di qualche protagonista comincia a cercare di far intuire tutto il telaio narrativo che dovrebbe sorreggere ciò che sta dietro le quinte di questi vari accadimenti della serie. L'ottavo numero conclusivo propone ancora qualche flashback, ma si getta poi in un flipper narrativo spazio-temporale, dove si intrecciano passato, futuro, possibili dimensioni alternative, dove l'appassionante scenario post-apocalittico ormai è solo un ricordo ed il plot diventa una sorta di numero della settimana enigmistica per cercare di raccapezzarsi tra regia e sceneggiatura. Ed eccoci qua allora, come detto. Tutto quello che si temeva si è mefistofelicamente presentato in questi due albi conclusivi, in questi albi conclusivi che, per come si sono conclusi, pare proprio che abbiano dato adito, si sia tirato fuori, insomma, dal cassetto il capitoletto finale scritto di getto nel momento in cui si era detto: la serie forse non sta proseguendo molto bene, le vendite, allora è ora di chiuderla. È arrivato il messaggio dall'alto che è ora di chiuderla, tira fuori il capitoletto, che purtroppo probabilmente soffre del fatto che, mi viene da dire, penso, immagino da come è venuto fuori, si sia chiuso, sia stato implementato in un momento in cui ancora non si era dipanato tutto quello che si doveva dipanare in modo, con lo spazio necessario. Perché? Perché allo stato delle cose è un finale insignificante, è un finale dissacrante, distruttivo, quasi amorale porlo in questo modo di fronte al lettore che, per
per trovare i corretti significati, insomma, quello che veramente vuole dire questo conclusione di Darwin, deve andare a sciambellarsi, deve andare a farsi i classici pipponi tutti suoi per poi scoprire effettivamente se ci azzecca con quello che vagamente aveva in testa l'autore oppure no. E in particolare proprio l'otto che ha questo finale affrettato, tirato via, lo si percepisce proprio. E quindi questo ottavo davvero un tale casino di regia, di sceneggiatura, che ad oggi non conosco davvero nessuno tra tutti coloro che l'hanno letto, che ci siamo confrontati, che siano forum o quant'altro, che ci abbia capito qualcosa. Questo per dire, insomma, che non è che sai qualcuno l'ha capito, qualcuno no, tu non ti sei voluto sforzare più di tanto a farti i pipponi, però se ci andavi a leggere bene, te lo leggevi più volte, capivi. O può anche in parte essere, ma veramente questo è il feedback generale che viene su. O comunque probabilmente questo significato, questo finale, questo è, ci sarà, però probabilmente chi l'ha implementato, che sia stato costretto o che l'abbia pensato effettivamente così, e ce l'ha sciorinato in questo modo, probabilmente non è stato capace di farlo. Ahimè, quindi è Michele Masiero che dovrebbe provare a spiegarci da qualche parte l'accaduto. Adesso non sono al corrente, non so se l'abbia effettivamente fatto, potrei anche essere deficitario di queste informazioni in merito. Anzi, se qualcuno di voi conosce, o meglio ancora, vuol dare la sua personale interpretazione, anche abbozzata qui con un commento, mi farebbe molto piacere perché sarebbe il primo veramente tentativo di dare con un filo logico a tutto quanto. Ma appunto vorrei, se possibile, anche che mi dite se ci sono già stati, oppure se lo facesse l'autore Masieri in questo caso, avere le coordinate di dove mi è data una vera e propria spiegazione e motivazione e conferma eventuale che tutto ciò abbia, diciamo, avuto una questione editoriale di base che ha portato a diciamo, questa scelta editoriale, questa motivazione di chiudere, insomma, la serie in questo modo. Per quanto riguarda poi anche la parte effettivamente grafica, direi che anche le copertine, secondo me, riportano in modo abbastanza concreto dettaglio di pazzia probabilmente del contenuto e i disegni, questi un po' come intravisto anche negli altri albi di Catto, Riccio e Santaniello confermano questo stile molto molto personale, abbastanza anche tipico, diciamo riconoscibile, insomma, quindi ha questo certo suo fascino, ma spesso anche molto sporco, diciamo poco lineare in certi termini. Questi volti molto scolpiti in maniera spesso squadratosa. Mentre magari le tavole, quelle un po' più acquarellate, hanno una resa nettamente migliore con questo stile qui, a mio avviso. Peccato quindi per tutto il buon valore che ho sempre sottolineato della narrazione, della componente, diciamo, post-apocalittica, per la bella regia, quando questa segue, diciamo, i vari gruppi di eroi, se vogliamo chiamarli, insomma, di personaggi principali ben caratterizzati, anche gli avvenimenti sempre capaci di catturare e tenere viva costantemente l'attenzione. Tutto questo però, come dico, sprecato ed annegato in questo costrutto soprannaturale che vorrebbe, in qualche modo dovrebbe, sorreggere tutto quanto. Decisamente quindi colpito ed affondato in questi due numeri. Ho sempre voluto dare credito, ho sempre voluto dare fiducia a questa serie perché proprio mi piaceva durante la lettura, ma questi due numeri sono stati la cosa deflagrante che ha purtroppo dato adito alle sensazioni critiche che certi messaggi lanciavano già negli scorsi numeri qui e là, e in parte anche al fatto che è un progetto evidentemente su cui non si è voluto forse investire fino in fondo come avrebbe meritato. Almeno questa è la sensazione. Fatemi sapere se è la stessa vostra, ovviamente, nei commenti, così come vi ho detto, dateci la vostra interpretazione se qualcuno l'ha portato fino in fondo e vuole dare un messaggio su quello che è il grande spiegone, secondo lui, non rivelato da parte mia negli ultimi due albi. Con questo è davvero tutto, ci si vede al prossimo video. Ciao da Viper!